Salve a tutti ragazzi, belli e brutti e mi iscritti più di tutti. Bentornati su Giovecchio di Spot. Io sono di Spot e come state vedendo qui siamo sulla demo di FIFA 15. Per lo specifico farò una partita sulla demo di Foot 15. Allora, sono state introdotte novità come ogni FIFA del resto. La novità particolare di quest'anno, secondo me, è stata aggiungere qualcosa in più sia nella carriera allenatore sia nella modalità di foot. Allora, voglio esaminarle entrambi. Allora, per quello che ho visto la carriera allenatore, la ricerca dei talenti sarà molto più semplificata. Infatti prima bisognava mandare scout a destra e a manca e cercare di azzeccare un buon acquisto, anche sconosciuto. Invece sembra che con FIFA 15 sarà migliore. Un'altra cosa della carriera di FIFA 15 è che se un giocatore vecchio, anche se è vecchio, non si abbasserà rapidamente. Per esempio, mettiamo un giocatore che è vecchio, come Andrea Pirlo, però ha ancora tantissimo da dimostrare e quindi non si abbasserà velocemente il suo rating, ma rimarrà a un certo livello stabile. Invece giocatori promettenti aumenteranno più velocemente il loro rating, facendoli naturalmente giocare di più. E questa è una bella novità, perché se voi avete un giocatore giovane di 70 di overall di rating, lo fate giocare tutte le partite, dovrebbe aumentare un bel po' il suo rating, quindi diventerà più forte, più velocemente, più gioca. E questa è una bella novità secondo me. Ora dunque passiamo alla novità di Foot 15. Allora, la novità più bella, che ad alcuni non piace, ma ad altri piace tantissimo, soprattutto a quelli che non hanno particolarmente assai crediti, si tratta del prestito di giocatori per tot partite. Allora, vi spiego nel dettaglio. Col prestito voi avrete un giocatore che non so se la lista sarà aggiornata giornalmente oppure ogni tot di periodo di tempo, non lo so, questo non lo so. Avrete la disponibilità di acquistare in prestito un giocatore. Naturalmente questo acquisto avverrà tramite i crediti della IEFC, che vi danno quando aumentate di livello, quando giocate partite, eccetera eccetera, e sono distaccati dai crediti di Foot. E quindi potrete acquistare, e costeranno un certo tot di crediti. Per me è una bella cosa, però probabilmente potrebbero, in decima divisione potremmo trovare già giocatori che hanno Messi, Ronaldo, Ibrahimovic, Ribéry, Robben, Neuer. Già è questa forse una cosa un po' non tanto piacevole. Vabbè, l'altra cosa bella è la creazione della rosa direttamente su Foot. Questa è una bella novità, perché non ci scocceremo ad andare a vedere per esempio su Footwits quali giocatori abbinare. Su Footed per esempio vedremo i giocatori, ma faremo lo score builder direttamente da console, quindi sarebbe più pratico proprio da console, secondo me, anche più rapido forse. E questa è un'altra bella novità. Un'altra novità sono le stagioni 1-1, stagioni amichevoli 1-1, che saranno su Foot. Naturalmente ciò permetterà di tener conto delle partite vinte e perse contro un amico. Per esempio, io gioco contro Tizio, faccio una vittoria, viene salvata nella stagione, e quindi poi vince la stagione chi naturalmente arriva a un tot di punti. Questa è stata secondo me una bella novità. Dunque, vi ho elencato un po' le novità, ora si passa al gameplay, alla partita, diciamo, a quello che riguarda quello che ho capito io dalle partite. Allora, per quello che riguarda i portieri a livello esperto non sono fortissimi. Almeno a livello esperto. Poi naturalmente online si gioca con livello portiere, a livello campione o leggenda, non mi ricordo di preciso. Comunque non sono fortissimi, però anche se non sono fortissimi a livello esperto parano. Vi dico io che parano, infatti sto vedendo la partita che ha parato, parano. È come se parano. Però la cosa che forse è stata peggiorata è le papere del portiere. Per esempio potrebbe capitare che il portiere vi fa molte più papere, non come, che ne so, una papera ogni partita, sia ben chiaro, però potrebbe essere un po' più
difficile per il portiere, per esempio, bloccare la palla, spazzarla con le mani di pugni. Questa è una mia presupposizione. Se voi avete dei commenti da fare, lasciate un commento, ditemi la vostra su questo, su questa demo qui in descrizione. Io ora sto dicendo dei pareri miei personali. Poi, allora, l'altra cosa è i colpi di testa. Finalmente, alleluia, sono stati, diciamo, abbassati, perché comunque disegnare di testa si segnerà, eh. Sarà un gol ogni 3 partite, ogni 5 di testa, però si segnerà di testa. Però almeno non sarà un 2 gol di testa a partita, cioè porca troia, almeno 2 gol di testa bisogna farli a partita, secondo me. 1-2, minimo 1-2, però porca troia, nella realtà non esistono che ogni partita c'è un gol di testa, non è mai esistita una cosa del genere. Questa è una cosa buona, hanno aumentato parecchio il fisico, gli attributi fisici, come l'agilità, ho visto che sono diventati molto più agili, secondo me alcuni come Hazard per esempio, che è agile, l'hanno proprio, diciamo, troneggiato l'agilità di Hazard, così come la velocità. Finalmente, secondo me, giocatori lenti saranno lenti, giocatori veloci saranno veloci. Per esempio, c'è sulla carta un 70 di velocità contro un 90 di velocità. Se non viene trattenuto quello di 90 di velocità, schizza via, secondo me. Ho notato anche lo ripeto ancora, la fisicità, perché mi ha colpito. Perché, per esempio, usando Ibrahimovic nella demo, ho visto che cadeva, non ci cadeva, non cadeva proprio in sostanza. Per farlo cadere dovevi farlo o fallo, oppure andare ad intercettare senza far fallo in sostanza. Però se fa uno spalla a spalla, Ibra è un difensore fortissimo, non lo butta. Infatti ho visto che tratteneva bene palla Ibrahimovic, in confronto di un Messi che è un po' più debole di fisico. Che altro posso dire? La grafica. La grafica. Buona, sì, l'erba sembra abbastanza buona, almeno su versione PlayStation 3. Che altro? Le carte di foot sono belle, mi piacciono. L'oro non raro è diventato meno chiaro, invece l'oro raro è diventato più chiaro. Giustamente, l'oro raro ha più valore rispetto a quello non raro. Il design delle carte è bello, buono, come quello di FUT 14 in sostanza. Che altro dire? Spero che piaccia questo FIFA 15 anche a tutti voi, spero che vi piaccia. A me sì, dai, è piaciuto. Però non so, questa è stata una demo, infatti ci sono ancora parecchi bug nella demo, soprattutto in quella PlayStation 3, quindi direi di aspettare l'uscita del gioco, che sarà il 25 circa. Di solito è il 25. Potrebbe uscire anche prima, non lo so. Forse che alla Ha fatto la prevendita, potrebbe ottenerlo 1 o 2 giorni prima, dipende dai punti vendita. Volevo dirvi un'altra cosa, che la web app aprirà il 17. Sì, il 17, mi sa di sì il 17. Però l'anno scorso aprì 2 o 3 giorni prima, senza preavviso, quindi tenetevi pronti, secondo me. Allora, altra cosa di FIFA 15, ho visto le personalità dei giocatori. Sono collegati tra di loro, come abbiamo visto nei vari trailer. Ho visto che il giocatore è più personale, ovvero ha acquisito le caratteristiche proprie. Per esempio, nel tiro di punizione di Messi si vede proprio la sua rincorsa tipica e tutto il resto, come è giusto che sia, naturalmente. Poi ho notato anche che a volte, per esempio, ho fatto una partita un giorno, l'altro giorno, ieri mi sa, con Cavani. Cavani va a tirare, fa liscio, non riesce a tirare perché tenuto dal difensore, non mi ricordo per quale motivo. Comunque fa liscio. E questa è un'altra novità che hanno aggiunto in FIFA 15. Ovvero, per esempio, i difensori non salteranno. Se saltano, colpiranno, proveranno a colpire di testa, ma non sempre prenderanno sempre di testa. Naturalmente, come nella realtà, a volte si liscia, a volte no. E dunque, questi sono stati i miei pareri su questo gioco. State vedendo ancora il video. Farò vedere anche quello che esce dopo la prima partita di giocatore singolo. Naturalmente la vado ad annullare, ad abbandonare in sostanza, e vi farò vedere cosa escono. Escono 3 schermate, 3, mi sa 3 sì, di quello che ho detto io. Per esempio la rosa sperimentale, le altre cose, tipo la stagione che ho detto io poco fa.
anche la possibilità di fare il prestito. Bene, dunque il video si conclude qui, spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto naturalmente lasciate un bel pollice all in su, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti. Qui è Joey Sport, saluto e vi ringrazio, ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao e alla prossima!